A seguito del lusinghiero risultato ottenuto dalla formazione civica Pettinari Sindaco, che ha superato il 13%, unico caso nella storia di Pescara, detto lo stesso Pettinari, per una forza civica, si è costituito il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, per volontà dei quattro soci fondatori, oltre a Pettinari, Claudia Brancato, Giovanni D'Andrea e Fabio Di Remigio. Pettinari assumerà il ruolo di presidente del neonato movimento che si è già dato una struttura iniziale, nominati coordinatori di alcune aree che saranno destinate ad aumentare e già si pensa ai prossimi appuntamenti elettorali come alla Grande Pescara. Un movimento che cresce e che diventa partito. Sì, intanto siamo molto onorati e orgogliosi di oggi presentare la Costituzione, il nuovo movimento politico che si chiamerà Pettinari per l'Abruzzo e che si prefigge di aprirsi alle adesioni di tante liste civiche, tante associazioni, non solo della città di Pescara, ma anche della provincia di Pescara e della regione Abruzzo. Noi già abbiamo avuto diverse adesioni da parte di liste civiche e di associazioni che dicono che vogliono far parte di questo che sarà un grande contenitore, che avrà come faro ispiratore quello di attuare la carta costituzionale sotto tutti gli aspetti e di continuare a fare battaglie sulla sanità, battaglie sul trasporto pubblico, battaglie per l'ambiente, battaglie per gli ultimi, gli indifesi, per il sociale, per tutte le tematiche di cui si deve occupare davvero un politico. E quindi noi, parallelamente alla nostra lista civica che entrerà in consiglio comunale, che ha espresso tre consiglieri comunali, che si occuperà prevalentemente della città di Pescara, il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo si occuperà a 360 gradi di tutte le problematiche della provincia di Pescara e della regione Abruzzo. Ecco, noi siamo ripartiti con più forza. Naturalmente, da cosa siamo partiti? Da un risultato che direi stratosferico, il 13,8%. Mai era accaduto che una forza politica civica nella città di Pescara raggiungesse e superasse il 13%. Il nostro obiettivo, dice Pettinari, è raccogliere le istanze dei cittadini, avanzare proposte per migliorare la vita dei nostri conterranei. Faremo battaglie anche dure per tutelare gli interessi della collettività e soprattutto per rilanciare le tante piccole e medie imprese che soffrono una crisi senza precedenti. Oggi presentiamo tutti i vari responsabili, abbiamo creato un'area che è l'area Montesilvano-Città Sant'Angelo con dei coordinatori, abbiamo creato l'area Spoltore con un suo coordinatore, l'area aree interne, tutti i comuni della provincia di Pescara con un suo coordinatore, abbiamo creato i dipartimenti, il dipartimento giovanile con dei referenti, il dipartimento sanità con un responsabile del dipartimento sanità, il dipartimento ambiente con un responsabile del dipartimento ambiente e sanità. Quindi ci siamo dati già una struttura importante, un'ossatura autorevole, da cui si parte per ingrandirci. Ecco, il nostro obiettivo è quello di proiettarci sicuramente verso la Grande Pescara, imminente, ma non solo.